cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Nararirai. E allora il nostro caffè quest'oggi riparte dalla neve. Guardate le immagini che vengono da scenari digitali, le webcam di scenari digitali, e questo è Frontignano di Ussita in uno scenario davvero bellissimo. Sono riferite le immagini al 30 gennaio, quindi alla giornata di ieri, ovviamente sono velocizzate. Neve, gli animali, mucche, cavalli, insomma, che se la gustano su questa spianata. Buongiorno a Fabio Pauselli di Umbria Meteo. Fabio, lo scorso fine settimana luoghi come questi, Frontignano, Bolognola, il Monte Catria, sono stati davvero presi d'assalto dagli sciatori, ci risulta, proprio perché insomma c'è della bella e buona neve, corretto? Buongiorno intanto a tutti. Sì, c'è tanta neve, ecco, in gran parte delle cime appenniniche sopra i 1200-1300 metri, cioè almeno un metro di neve. Dopo, ecco, si arriva a 1600-1700, su alcune località si arriva anche ad un metro e mezzo di neve. Che e poi insomma, clima freddo, temperature fredde, che è anche piacevole, no? Quindi è stato un fine settimana che ha invitato ad andare a sciare, corretto? Sì, perché ecco, la neve è bella perché la notte le temperature scendono in alcune località anche a meno 7, meno 10 gradi, quindi Ballerina ieri, ad esempio a Cascia, abbiamo registrato meno 12 gradi, quindi la temperatura tiene bene la neve di notte, quindi stringe, quindi può permettere anche la battitura in maniera perfetta. E poi di giorno, ecco, l'aria è comunque secca e anche se le temperature sono leggermente sopra zero, la neve non si scioglie, quindi tutto ok, vento poco e niente, quindi giornate perfette da godersene, da passare in montagna, sì. Allora, tra poco Fabio ci dice come saranno le prossime invece giornate, se saranno ancora giornate di sole, giornate di neve, insomma proviamo a capire questo inverno che direzione prenderà. Ora noi mandiamo lo spot del caffè e poi torniamo con le previsioni. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. Allora Fabio, a te per le previsioni, che cosa dobbiamo attenderci tra oggi e domani e dopodomani, insomma intanto i primi tre giorni. Ok, allora intanto vi faccio vedere la situazione attuale. Dal satellite vedete come l'Italia più o meno stamattina è sgombra da nubi. Questo bianco qua lungo la dorsale appenninica sono appunto le nevicate dei giorni scorsi, quindi il satellite ci fa vedere com'è la copertura nevosa lungo l'Appennino. Vedete che sull'Appennino centrale la neve ce n'è abbastanza, poi ecco, queste sono le Alpi, ce n'è ancora di più, quindi diciamo per ora la situazione neve sulle montagne italiane va abbastanza bene. E tutto si era serenato dopo le nubi di ieri, perché ieri praticamente dopo la fase fredda con venti di tramontana che è durata fino a domenica, ieri le correnti sono temporaneamente girate da ovest a nord-ovest, quindi è venuto un po' di questa umidità dal Tirreno e ha riportato un po' di nubi sull'Umbria. Poi dopo questa notte, come tra poco vedremo, le correnti sono tornate nuovamente settentrionali, quindi diciamo ci siamo liberati di queste nubi e le temperature sono tornate a scendere. Ieri sono aumentate un pochino, stamattina sono scese nuovamente. Naturalmente non sui valori minimi di ieri mattina abbiamo avuto valori minimi
molto, molto sotto zero, con temperature anche, ecco, di meno 12 gradi a Cascia, meno 8 gradi a Norcia, meno 4 gradi a Città di Castello, come a Gualdo Tadino, eccetera. Quindi temperature veramente fredde. Stamattina invece, diciamo, il calo termico è un po' più contenuto, siamo sui meno 2 gradi a Città di Castello, poi delle zone centrali dell'Umbria le temperature sotto zero sono meno, soprattutto in maniera meno, diciamo, sempre con gradi, diciamo, sotto zero, appena sotto zero, perché naturalmente c'è stata la nuvolosità, se sono state le zone che sono liberate per ultime delle nubi, perché con le correnti da nord, diciamo, le nubi diminuiscono da nord verso sud. Poi vedete anche in Ballerina le temperature sono state basse, ma non più i meno 8, meno 10, meno 12 gradi ieri, diciamo su meno 6, meno 5 gradi, che sono comunque valori di tutto rispetto per il freddo, però ecco, in maniera più contenuta. E vi faccio vedere l'animazione satellitare, vedete come le nubi adesso tendono ad andare da nord verso sud, perché ecco, attualmente le correnti sono settentrionali. E qui c'è l'alta pressione, e vi faccio vedere anche la mappa sinottica, vedete che l'alta pressione è andata ad espandersi verso l'Italia, la rotazione delle correnti sull'alta pressione è in senso orario, quindi vedete che qui naturalmente le correnti sono settentrionali. Però questa situazione cambierà nuovamente, non in maniera eccessiva, però un pochino cambierà, nel senso che a partire soprattutto da domani, piano piano le correnti tenderanno a diventare più occidentali, perché c'è una perturbazione che tende a passare sull'Europa centrale e sfiorare anche l'Italia, ed addirittura nella giornata di mercoledì, diciamo, interessare soprattutto un pochino il nord Italia, soprattutto le regioni alpine. Sull'Umbria e sul centro Italia avremo un richiamo di correnti sud-occidentali, quindi saranno correnti più umide e più miti, quindi naturalmente ecco, tenderanno a portare un nuovo aumento della nuvolosità e anche un aumento delle temperature, soprattutto le minime. Quindi piano piano da domani vedremo un leggero scalino verso l'alto delle temperature minime, quindi torneremo praticamente entro mercoledì, giovedì, più o meno in tutta l'Umbria su temperature positive come temperature minime, e temperature massime intorno ai 10-14 gradi più o meno, diciamo, partendo dalle zone, diciamo, più appennini, diciamo, dalla zona estera di Castello Gubbio fino ad arrivare a Terni, dove farà un pochino più caldo. E questa situazione, diciamo, rimarrà più o meno stazionaria fino a venerdì. Adesso vi faccio vedere le mappe successive. Questa è la giornata di oggi, questa è la giornata di domani con la perturbazione che passa e le correnti che tornano sud-occidentali. Poi andiamo a giovedì e venerdì, che ancora le correnti sono un pochino, tendono ad essere sud-occidentali, però nella giornata di sabato le correnti tenderanno a divenire nuovamente settentrionali, quindi il cielo si libererà e le temperature, soprattutto a partire dalla giornata di domenica, tenderanno a scendere. Diciamo, questa è la situazione un po' generale. Quindi per questa settimana, quindi diciamo, abbiamo una settimana che avremo passaggi nuvolosi, però nulla di particolare, non avremo precipitazioni, fasi soleggiate. Poi naturalmente dipenderà dalle zone della nostra regione, per esempio sul nord dell'Umbria, diciamo da Città di Castello verso Gubbio, la presenza di nubi soprattutto tra mercoledì e venerdì sarà maggiore, mentre sulla zona per esempio del sud dell'Umbria, la zona del Ternano, le nubi ne verranno poche, quindi tenderà comunque a prevalere il sole. Poi ecco, la situazione termica più o meno siamo nella media o leggermente, diciamo, un grado sopra, un grado sotto, ma quindi se non ho capito male, Fabio, una settimana tranquilla, diciamo. Perdonami, è tra sabato e domenica che dovrebbero nuovamente tornare a scendere le temperature, e lo so che non si chiede a un esperto di meteo una previsione da qui a una settimana, perché oggi ancora è martedì, ma queste temperature che scendono saranno anche associate a qualche fenomeno, cioè insomma torneremo allora a vedere la neve? Andiamo a parlare un pochino del lungo termine. Qui la situazione tornerà nuovamente a cambiare, probabilmente tornerà l'inverno, quello duro e crudo come diciamo nei giorni scorsi, quindi tornerà il freddo e probabilmente anche qualche nevicata. E questo perché? Perché praticamente facciamo un passo indietro, andiamo alla giornata di venerdì, vedete che l'alta pressione tende un pochino ad invadere verso l'Italia, l'aria fredda diciamo scende verso l'Europa orientale, però ad un certo punto nel fine settimana, questo è sabato,
vedete che l'alta pressione tende a diciamo espandersi verso nord-est, ancora di più nella, vedete nella giornata di domenica, vedete l'alta pressione che si espande verso nord-est. Questa alta pressione atlantica tenderà a congiungersi con l'anticiclone russo-siberiano, diciamo. Quindi quest'area fredda tenderà a muoversi in moto antizonale, cioè diciamo in moto retrogrado. Quindi, dato che le correnti attorno all'alta pressione girano in senso orario, così, qui ci saranno, diciamo, sulla zona sud-est dell'alta pressione, avremo correnti nord-orientali che piano piano tenderanno a colpire più direttamente l'Italia. Sabato e domenica inizieranno a scendere le temperature con, diciamo, correnti nord-orientali fredde ma non freddissime. Poi se andiamo nei giorni successivi, per esempio qui siamo già alla giornata di lunedì, vedete che l'aria fredda tende sempre più ad invadere l'Italia. Questo addirittura andiamo a martedì, quindi c'è anche il rischio addirittura che questo impulso di aria fredda possa generare una circolazione depressionaria sui mari occidentali italiani. Ed in questo caso tra aria fredda che arriverà, e questa diciamo è aria molto fredda, perché molto probabilmente sarà anche più fredda di quella avuta nei giorni scorsi, e il richiamo umido che avremo dal Tirreno, dal risultato neve, risultato c'è la probabilità che dalla prima metà già della prossima settimana potremo tornare a vedere le nevicate fino a bassa quota su gran parte d'Italia, ecco, soprattutto sul centro sud Italia, ma ecco in particolare sulle regioni centrali, dove avremo proprio l'area di contrasto tra quest'area fredda che scende dall'Europa orientale all'Europa nord orientale e l'area umida che risale dal Mar Mediterraneo. Diciamo, questa è la tendenza attualmente, diciamo, diamola con un buon 80% per quanto riguarda la proiezione dei vari modelli. Fabio, l'80% una probabilità molto alta. Parliamo queste proiezioni attualmente, almeno stamattina i modelli più o meno concordano tutti quanti, ecco, come vi faccio vedere, così almeno vedete le proiezioni, le classiche proiezioni che ogni tanto facciamo vedere. La linea rossa è la media termica, questa è la situazione attuale, questa è la situazione dei prossimi giorni con leggero calo domani, ma poi riaumento. Non sentiamo da più. Sabato e domenica le temperature scendono, vedete che tutte quante le proiezioni fatte da questo modello tendono a concordare, quindi tendono tutte quante a scendere. Poi dopo ci sono proiezioni in cui l'aria che arriverà qui è riferita a Perugia, sarà molto fredda, qui addirittura arriviamo a meno 14 gradi all'altezza di 1500 metri di quota, quindi comunque temperature sotto zero anche durante le ore diciamo centrali del giorno. Però ecco, la media termica comunque sono sempre temperature piuttosto fredde, quindi ecco, dobbiamo aspettarci una fase che andrà probabilmente da lunedì per tutta la prossima settimana con un freddo, con aria fredda che arriverà da nord-est, e qui sotto anche la possibilità di precipitazioni. Vedete che qui già comincia a ipotizzare la possibilità che, ecco, come dicevo prima, la bassa pressione si formi e quindi ci siano delle precipitazioni, quindi più o meno intense, questo andremo a vedere proprio. Fabio, ma ho capito, però, diciamo, la situazione più o meno è questa. Ho capito male, meno 14 a 500 metri, ho capito a male? A 1500 metri. 1500 metri. Mi ero persa il 1000 e mi ero preoccupata tantissimo, insomma. Vabbè. Sì, ma ecco, vuol dire comunque, ecco, che a 300-400 metri quota ci saranno temperature sotto zero anche di giorno, ma ecco, questa è la proiezione più estrema, poi dopo ci sono anche proiezioni con meno aria fredda in arrivo, quindi magari meno aria fredda, magari più umidità, più precipitazione, però ecco, in linea di massima per ora, diciamo, la via di mezzo è comunque una fase fredda abbastanza intensa. Quindi, a beneficio dei nostri telespettatori, sabato ovviamente con Pierluigi riusciremo, visto che siamo più vicini, diciamo così, a dare una previsione anche più precisa dell'80%, ma all'80%... La prossima settimana torna la neve, lo diciamo a beneficio di chi deve prendere, deve organizzarsi, e magari non accade così quello che è accaduto nella scorsa nevicata, dove sulla Perugia-Ancona alcuni automobilisti hanno passato anche 2 ore di tempo in fila. Organizziamoci, il senso deve essere all'incirca questo. Fabio, ovviamente ora ci godiamo, se non ho capito male, una settimana, insomma così, un po' di nuvole ma niente di che. Temperature che si rialzano, e poi insomma da sabato ci metteremo alla finestra a vedere
questa nuova ondata, diciamo così, di freddo e presumibilmente neve che vedremo la prossima settimana. Va bene, Fabio? Sì, diciamo che ecco, poi dopo Pierluigi sabato, con Pierluigi vedremo se l'80% verrà confermato, oppure magari c'è anche la possibilità che scenda la percentuale, quindi magari avremo una situazione più tranquilla. Però ecco, attualmente diciamo siamo sull'80%, poi magari sabato potremmo andare oltre il 90%, magari rischiare di tornare indietro. Però ecco, attualmente la situazione mi pare abbastanza ben inquadrata, perché la circolazione generale ci indica questo. Bene, è una buona notizia per i nevofili, un po' meno per gli altri, noi ve la raccontiamo così com'è. Grazie a Fabio Pauselli che è stato con noi, grazie, sempre a voi, perfetto e preciso nelle sue previsioni. Il nostro TG Mattino si chiude qui, vi ricordiamo l'appuntamento con l'informazione a partire dalle 19:30 con la striscia dei nostri TG serali. A voi una buona giornata. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Narari rai.